Ho conosciuto Marcello De Stefano ancora negli anni 70, quando appena sposato era andato ad abitare a Udine. Con lui ho partecipato alle prime manifestazioni del Cineforum e lì ho incominciato a interessarmi del suo cinema. Un cinema abbastanza particolare in quei momenti perché in realtà nella nostra regione non esisteva un regista il quale avesse fatto dei film che concernessero proprio la nostra realtà, se non, diciamo, un vecchio film che era il film Sentinella della Patria, fatto da Kino Ermacora. Marcello De Stefano poi era estremamente impegnato anche nel sociale e con lui ho potuto verificare l'attualità di una indagine che lui andava facendo. Per esempio, uno dei primi lavori che lui ha fatto, assieme poi tra l'altro ad Adriano Cossio, con il quale si lavorava appunto al Cineforum, Incontro con un'infanzia rifiutata, dove Marcello De Stefano raccontava la realtà di una controcolonia che veniva realizzata con dei bambini disabili e dove questi bambini venivano assieme ai loro genitori, lavoravano, mangiavano, vivevano, dimostrando come c'era la possibilità di lavorare per la persona, attenti alla persona. Vengono poi altri film sempre impegnati. Un film molto interessante per me in quegli anni, nei quali si parlava spesso anche di antimilitarismo, che racconta appunto di un raduno di cappellani militari a Re di Puglia e dove Marcello De Stefano sostanzialmente ribalta quella che era la concezione del tempo, facendo vedere come il messaggio cristiano è un messaggio di pace e di amore. E poi c'è stata per me la scoperta di Marcello De Stefano come veramente un regista, un autore amante e interessato del Friuli, quando poi l'ho visto lavorare a Controlettura, un film nel quale Marcello De Stefano veramente ha scoperto, attraverso la rilettura dei luoghi, della storia, quella che è la realtà friulana. Marcello De Stefano è un personaggio molto complesso, un personaggio estremamente interessante. Viene in Friuli che aveva pochi mesi. In Friuli poi cresce, si sviluppa, comincia i suoi rapporti con gli altri personaggi che in qualche modo creeranno proprio la cultura friulana, Morandini, Maniacco e tanti altri. Si laurea in legge, poi fa il corso a Roma. Quello che mi aveva colpito era che lui, dopo il corso di cinematografia nel 1954, aveva vinto un concorso per fare il regista alla Rai Nazionale, invece rifiuta la vita, il mondo, il contesto romano e per una necessità di autenticità, oltre che per amore per il suo Friuli, rinuncia a questo, viene in Friuli, fa l'insegnante e comincia la sua attività di operatore culturale, perché Marcello De Stefano, oltre che dedicarsi al cinema, ha lavorato anche parecchio nelle arti visive, nella pittura e nella poesia. E così vengono una dopo l'altra le sue opere. Ricordavo prima Incontro con un'infanzia rifiutata, che viene proiettato a Venezia, in un momento nel quale la contestazione non permetteva di dare dei premi, ebbene ricordo che allora uno dei critici più importanti su un giornale nazionale aveva scritto che se a Venezia ci fosse stata la possibilità di dare un leone d'oro a un'opera prima, quella sarebbe stata senz'altro per Marcello De Stefano. Marcello De Stefano poi prosegue nella sua ricerca dell'identità friulana attraverso altri lavori che lo hanno portato a diventare veramente un regista professionale che ha affermato il cinema in friulano e friulano nella nostra regione. Nella realtà, dicevo, professionale friulana, tutti gli altri film di Marcello De Stefano sono film in qualche modo anticipatori da una parte di quello che è un linguaggio cinematografico, perché dobbiamo dire che Marcello De Stefano è un regista che crea un film con un linguaggio friulano, un linguaggio che è particolare, è un linguaggio di parsimonia dove ci sono gli oggetti, non ci sono
quasi mai personaggi, gli unici personaggi sono in controlettura e poi in un altro documentario, un altro film saggio fatto successivamente, ma direi che sostanzialmente innova, ecco, un linguaggio cinematografico, un linguaggio che è fatto di parsimonia proprio sull'onda di quella che è la mentalità friulana, che è una mentalità che con poche cose riesce a dire quello che deve dire. Un'altra situazione estremamente emblematica del cinema di Marcello De Stefano è la sua capacità di lavorare attraverso un film di grandi contenuti attraverso simboli. Quindi Marcello De Stefano riesce ad indicare, a sottolineare i contenuti di quanto lui sta dicendo anche attraverso scegliendo inquadrature, colori, tempi, luoghi. In questo senso diventa estremamente importante l'affermazione che aveva fatto a suo tempo un altro grande personaggio cinematografico del Friuli, il critico Mario Quarniolo, che ha definito i film di Marcello un film saggio, cioè non è un film vero e proprio nel senso di un racconto, ma è un racconto saggio nel quale Marcello sviluppa delle tesi e le porta fino a compimento. Devo dire che oltre a ciò dobbiamo anche significare che Marcello De Stefano ha in qualche modo creato quello che possiamo definire il cinema professionale friulano. Ci sono stati dei tentativi, ci sono dei lavori, ma quello che importa è che con le sue opere Marcello De Stefano ha dato al Friuli un'indicazione di come si possa e si debba, per affermarsi nel contesto della cinematografia, fare un film a livello professionale, e Marcello lo ha dimostrato in maniera molto ampia. Un elemento di cui non possiamo dimenticare in Marcello è stata anche la sua grande capacità di cogliere i segni della terra nella quale lui viveva, a cominciare dalla lingua. Per il Marcello la lingua è effettivamente una Weltanschauung, è la manifestazione di quella che è la realtà di una cultura, di un'identità. Bisogna pensare che il primo lavoro che lui ha fatto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma come sceneggiatura trattava proprio di una sceneggiatura di un fatto di guerra avvenuto qui in Friuli, e i dialoghi erano dialoghi che sono stati fatti proprio in friulano. Questo per dire quanto Marcello De Stefano abbia dato al Friuli, quanto lui abbia cercato attraverso la sua opera di interpretare la realtà del Friuli, le persone, la lingua, la cultura, e quanto lui abbia cercato attraverso il film di dare al Friuli e alla sua realtà una valenza internazionale, perché lui ha sempre creduto che la realtà delle minoranze, i valori che si trovano ancora nelle minoranze, siano valori estremamente positivi che vadano in qualche modo a qualificare anche la realtà universale, la realtà del mondo, che in qualche modo diventa invece purtroppo un mondo omogeneizzante.